Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, buon venerdì. Oggi iniziamo questo video in maniera un po' differente. Questo vlog lo iniziamo con un unboxing di questo meraviglioso robot che mi ha mandato l'azienda Dreamy. In particolare ho ricevuto il Dreamybot L10 Ultra e adesso lo andiamo a spacchettare insieme e vediamo all'interno della scatola che cosa contiene. Non vedevo l'ora di riceverlo perché fa delle cose pazzesche. Troviamo intanto una scatola e poi la nostra casetta che adesso andiamo a tirare fuori, che è un po' pesantuccia, quindi comunque fate super super attenzione. Qui in realtà ho iniziato a togliere plastiche eccetera che lo ricoprivano ed è veramente veramente bellissimo. Ha una un design molto bello rispetto ai suoi fratellini lontani, insomma. Ne ho provati tantissimi di Dreamy e devo dirvi la verità che questo è veramente 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 fenomenale e non vedo l'ora di iniziare a utilizzarlo. In questa scatola troviamo gli accessori ovviamente che ci serviranno per la pulizia insieme al robot. Troviamo infatti i due moci, troviamo la spazzolina per poter pulire il prodotto, ovviamente il cavo di alimentazione, troviamo una piccola spazzoletta da attaccare al robot. Abbiamo il manuale d'uso, ovviamente con tutta la parte in italiano, un sacchetto di ricambio e il nostro amatissimo robottino bianco nel suo splendore. È veramente veramente bellissimo, davvero davvero bello. Ho iniziato poi le mie faccende domestiche, avevo da svuotare la lavastoviglie, ho messo da parte le cosine di mia mamma, quindi la pentola e le cosine che mi aveva dato lei, e quindi le ho messe da parte. Adesso mi metto a sistemare la lavastoviglie e ovviamente in tutto questo avrò un validissimo aiuto per quanto riguarda il robot, perché mentre faccio le mie cose, quindi altre pulizie, svuoto la lavastoviglie, magari stendo, magari lavo i piatti, magari cucino, ovviamente passando e facendo partire il robottino ovviamente vi pulisce comunque tutta casa nel mentre voi state facendo dell'altro, quindi comunque è veramente una manna dal cielo, se posso dire così, perché comunque mentre fate dell'altro ovviamente lui vi aiuta in tantissime cose, quindi non dovete fare il momento dell'aspirazione oppure il momento del lavaggio a terra giornaliero, quindi comunque ci aiuta veramente veramente tantissimo. Ovviamente mentre stavo togliendo la lavastoviglie l'ho fatto partire e ha iniziato a pulirmi appunto la cucina, ovviamente per rendergli il processo di pulizia molto più rapido e soprattutto molto più facile per lui. Ovviamente ho tirato sulle sedie e tutto, quindi comunque è stato un lavoro un pochino più semplice. Anche qui l'ho fatto partire per iniziare, per farvi vedere appunto che non scontra mobili, quando arriva a un millimetro dal prodotto, dal suo ostacolo, lui si ferma e poi riparte.
gli passa ovviamente vicino, ma non lo tocca e non lo fa assolutamente cadere. In questo momento il robottino adesso sta cercando la casa e sta facendo marcia indietro appunto per rientrare a casetta. Ovviamente nel momento in cui finisce di fare la pulizia, la casetta aspirerà tutto ciò che trova all'interno del vostro robottino, quindi si autopulisce. È una cosa fighissima. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, come state? Spero tutto bene. Io tutto bene, stamattina avete già visto che ho iniziato a fare un po' di pulizie, quelle che faccio quotidianamente, insomma, nulla di che. Dovevo svuotare la lavastoviglie, però come avrete visto mi ha dato una mano, quindi non ho fatto nulla da sola, ma mi ha aiutato tantissimo il robottino che avrete visto gironzolare per casa, insomma. Infatti l'azienda Dreamy mi ha inviato il Dreamybot L10 Ultra ed è un robot fantastico, ma veramente fantastico, che ora vi voglio far vedere perché comunque merita tantissimo. Un prodotto stratosferico, veramente un top di gamma dell'azienda Dreamy. Allora, eccolo qua in tutto il suo splendore. Eccolo qua, è gigante, veramente gigante. E questo, come vi ho detto appunto, è un robot veramente top di gamma dell'azienda Dreamy ed è veramente veramente fenomenale, perché ovviamente oltre ad aspirare va a passare il mocio, perché all'interno appunto, come vi ho fatto vedere, tra gli accessori che sono compresi appunto nel robot ci sono questi due moci, insomma, quindi passa anche il mocio e poi ritorna a casa per la sua pulizia, quindi si autopulisce, quindi veramente fa tantissime tantissime cose. Questo prodotto ovviamente vi dà la possibilità di avere un valido aiuto durante la fase delle pulizie, perché comunque mentre state facendo qualcos'altro ovviamente andate anche a pulire casa, perché lui vi pulisce e magari vi passa anche il mocio ovviamente. Abbiamo un'applicazione da scaricare di Dreamy, ovviamente l'applicazione la potete collegare tranquillamente al vostro wifi, vi creerà appunto durante la prima fase una mappatura di casa, di modo che voi possiate decidere se pulire tutta la casa oppure decidere se pulire determinate stanze tramite l'applicazione. Ho collegato anche il tutto tramite Alexa, quindi comunque posso decidere anche di chiedere ad Alexa di attivare il robot e mi piace veramente tantissimo. Ovviamente oltre il nostro robottino, che sulla parte bassa, come vi ho fatto vedere, ha i due moci per la pulizia, vedete, eccoli qua attaccati, ha questa sua casetta, eccola qua nel suo splendore, è bella bella grande, dove nella parte bassa troviamo praticamente questi dentini che vanno a pulire il mocio, e sotto abbiamo anche una parte, questa parte qui, dove uscirà un flusso di aria calda per asciugare appunto le due spazzole, quindi due moci che troviamo attaccati alla scopa. Nella parte superiore della casetta, diciamo, aspettate che riesco ad aprirlo, ok, troviamo due contenitori per l'acqua. Ovviamente questo clear è quello per l'acqua pulita, mentre questo è il contenitore che va a ritirare l'acqua sporca. Quindi questo, abbiamo un contenitore bello bello grande, veramente grandissimo, e qui nella parte un pochino più bassa abbiamo invece la parte dove c'è il sacchetto. Il sacchetto ovviamente serve per andare a prelevare tutta la polvere del nostro robottino, quindi una volta che il robot ha finito la pulizia, il sacchetto, questo qua che c'è all'interno della casetta, ovviamente servirà per raccogliere tutta la polvere che ha raccolto il nostro robot durante la sua passeggiatina, insomma. E all'interno troviamo anche una spazzolina con un cutter, una sorta di lametta per andare a pulire le parti appunto del nostro robot.
La cosa meravigliosa di questo robot è che veramente si ferma a ogni ostacolo che trova, quindi non gli va addosso, si ferma veramente a 1 millimetro, 2 millimetri di distanza per poi oltrepassare l'ostacolo, appunto. Allora, praticamente questo robottino non si ferma neanche davanti ai tappeti, assolutamente no, perché nel momento in cui state lavando magari una zona o comunque dovete pulire una piccola zona, ma lui incontra un tappeto, insomma, lui che cosa farà? Si alzerà, si solleverà, chiuderà le vostre le spazzole che trova, i moci che trova, che trovate sotto la scopa, li alzerà per passare sopra al tappeto e aspirare il tappeto solamente. Quindi è veramente veramente fenomenale questo prodotto, è veramente di ultima generazione, è pazzesco. Ha 4 livelli di potenza: abbiamo il silenzioso, la potenza al secondo livello, al terzo livello e la potenza massima. Con l'applicazione potete decidere effettivamente se utilizzare soltanto l'aspirazione, oppure aspira e lava, oppure solo il lavaggio. Quindi è tutto collegato ed è veramente bellissimo. Soprattutto mi piace tantissimo come hanno fatto la sua casetta, perché andate veramente anche a pulire le vostre spazzole, e soprattutto esce un getto di aria calda, appunto, per andare ad asciugarvi al meglio le spazzole, di modo che non rimangano umide e soprattutto prive di odori. In ogni caso, comunque, quelle dovete lavarle giornalmente per far sì che non rilascino odori. Come la stessa cosa, andare a svuotare ovviamente il contenitore dell'acqua sporca, perché comunque poi potrebbe rilasciare cattivi odori. Quindi anche questo, mi raccomando, svuotatelo subito e risciacquatelo. Io sono veramente contentissima di averlo ricevuto perché è una manna per me. Ne avevo già altri, sempre del brand Dreamy, avevo già provato altri prodotti e mi ci sono sempre trovata benissimo, ma questa, devo dirvi la verità, è un prodotto veramente completo. Se vi fa piacere, questo prodotto è in offerta flash su Amazon. Io vi lascio qui sotto in info box il link, perché è in offerta fino a domenica, quindi fino a questa domenica, fino al 23 di aprile. Mi raccomando, approfittatene. Ha un costo un pochino più elevato rispetto agli altri, però devo dirvi la verità, rispetto a tutti i Dreamy, quelli che ho provato finora, questo è sicuramente il più completo e soprattutto ha delle funzioni in più che comunque con altri dispositivi non hanno. Quindi mi raccomando, in offerta flash su Amazon, vi lascio il link qui giù in info box perché risparmierete comunque un centinaio di euro circa, se non qualcosina di più. Un 150 euro sicuramente li risparmiate. Quindi io vi lascio qui sotto, mi raccomando, il link per l'acquisto, e devo dirvi la verità che per chi ha poco tempo e soprattutto vuole avere un piccolo aiuto durante le giornate per quanto riguarda le pulizie, questo è veramente quello che fa a caso vostro. Quindi ovviamente ringrazio tantissimo Dreamy per avermelo gentilmente inviato. Quindi questo assolutamente sarà il mio compagno di avventure per le prossime pulizie e ovviamente sono veramente contentissima di averlo ricevuto. Sono grigia in faccia, bianchissima, ma santa pace. Niente, va bene, mi devo un po' truccare perché devo ovviamente andare a lavorare. Stamattina non è che sono comunque in formissima. Sono un po' così oggi, non è? Sarà il tempo, oggi c'è un tempo orribile, ma poi tutta la notte avevo un fastidio alla gengiva pazzesco che mi porta questo dolore qui nella tempia, nell'occhio, quindi ho dovuto anche prendere un Oki per farmi passare il mal di testa quantomeno. Quindi oggi sono un po' sfasata, sono un po' così, un po' snervata, ho dormito male, ho dormito poco e quindi sono un po' così. Meno male che appunto la mia Bianchina, perché così l'ho chiamata, ho chiamato la mia alleata, insomma, nelle pulizie, l'ho chiamata Bianchina. Bianchina, meno male, mi ha aiutato stamattina a passare un po' di almeno l'aspirapolvere. Quindi mi ha aiutato un pochettino e ovviamente sono le 11. Allora, stamattina dovevo andare in palestra, ma appunto, come vi ho detto, non è che mi sentissi particolarmente in forma, quindi non ci sono andata. E nulla, ho fatto le cose con un po' più di calma, ecco. Devo assolutamente prepararmi e mettermi un po' di crema sul viso perché ho
ho la pelle secchissima e soprattutto bianca cadaverica. Sono contenta perché oggi, che è giovedì, allora lavoro nel pomeriggio, poi domani è venerdì, lavorerò tutto il giorno, quindi dalle 11:30 fino alle 19:30, però fortunatamente poi mi aspettano 4 giorni di pausa, perché appunto il 25 sarà festa, il 25 aprile, quindi facciamo il ponte. Ho lavorato di più durante questa settimana, quindi mi recupero queste ore sabato, quindi mi sono attaccata sabato fino al 25, quindi faccio sabato, domenica, lunedì e martedì a casa, di modo che mi riesca a riposare un pochettino, spero quantomeno che il tempo cambi un po', perché almeno riusciamo ad andarci a prendere magari anche un po' di sole e togliere questo biancume che abbiamo sul viso, che ho sul viso, anche le occhiaie, guardate oggi, cioè veramente sono sconvolta, veramente sconvolta, quindi devo assolutamente farmi una ristrutturazione viso e poi sicuramente vi voglio far vedere una cosa che mi è arrivata, mi sono arrivate delle scarpe. Strano, l'Ale non acquista mai scarpe. Mi hanno contattato appunto un'azienda, mi ha contattata per mandarmi delle scarpe e l'Ale, secondo voi, da buona collezionista di scarpe, secondo voi non si prendeva e non accettava questa collaborazione? Ovviamente no, quindi vi voglio far vedere assolutamente due scarpe che mi sono arrivate e poi ho comprato dei cassettini nuovi per la makeup station, quindi per la postazione trucco, che ho già sostituito, perché li ho dovuti già sostituire perché li avevo in mezzo praticamente, li ho comprati il giorno prima di Pasqua o di Pasquetta, il giorno prima di Pasqua, soltanto che a Pasquetta avevo ospiti a casa. Allora che cosa ho fatto? Ho riempito già questi cassettini con i prodotti che c'erano nei cassettini vecchi, però devo assolutamente fare del decluttering, ci sono delle cose lì dentro centenarie, ecco, sono dei cassettini piccolini dove tengo matite occhi, matite labbra, pigmenti non li uso dal 15-18, ho tante cose nuove, quindi comunque che non uso, che potrei mettere tranquillamente su Vinted vediamo un po' che cosa faccio. Sicuramente magari oggi facciamo anche un piccolo decluttering, così comunque mi tenete un po' di compagnia, nel frattempo appunto pulisco quei cassetti, così è una cosa che ho fatto anche quella. Allora ragazze, sono qui con i miei cassettini che assolutamente devo sistemare e soprattutto iniziare a buttare via qualcosa che comunque non utilizzo. Avevo comprato questi cassettini da Leroy Merlin, se vi ricordate sulla mia postazione make up avevo quelli neri con il davanti trasparente, solamente che purtroppo si erano tutti rovinati, sinceramente volevo qualcosa di bianco da utilizzare appunto sulla postazione, ma che fosse comunque un tutt'uno con il resto della postazione che è bianca. Quindi adesso andiamo a vedere un po', ho preso i primi 3 cassettini, allora dovrebbero essere esattamente, allora i primi due cassettini che vi faccio vedere sono con mascara nuovi. Ora ci sono mascara credo del 15-18 anche se sono nuovi, però bisogna vedere come sono, se sono sicuramente quelli chiusi li tengo, il problema è che se c'è qualcosa di vecchissimo ho paura che siano anche secchi da dover buttare via, quindi adesso li vediamo insieme. Quindi ho preso i primi 2 cassettini di mascara e poi ho preso il cassetto delle matite occhi, quelle in più tra virgolette, perché nella postazione comunque ho un reparto nei cassetti dove dove ci sono delle matite che comunque utilizzo di più. Queste sono tutte matite molto vecchie che effettivamente non utilizzo. Allora, io direi che il primo cassetto che vediamo è giusto questo, quindi adesso dividerò un po' le matite che voglio tenere e le matite che voglio buttare. Allora, spero che vediate. Allora, vediamo un po', iniziamo a buttarle tutte qua intanto, ok, e nel cassettino rimettiamo ovviamente quelle che vanno bene. Allora, sicuramente questo è vecchio 100 anni di Bottega Verde, questo poi velocizziamo un po', allora questo qui era un Kajal vecchissimo, questo adesso ovviamente lo butto perché è veramente 100 anni che è aperto.
Anche questo Cajal di Debbie lo devo assolutamente buttare, perché anche questo è veramente vecchissimo, usato pochissimo. Il blu non lo amo in modo particolare, quindi questo qua lo butto. È vecchissimo, più che altro ci sono delle matite veramente veramente vecchie che non utilizzo più, e soprattutto sinceramente se dovessi mai riutilizzarli, avendo gli occhi molto sensibili, non vorrei che mi dessero fastidio. Come sicuramente è da buttare, cioè reperti archeologici, io direi reperti archeologici questi sono. Questo è un vecchissimo Cajal Black and White di Essence, è il Duo Eye Pencil, anche questo assolutamente da buttare. Questa è una matita nuova, per esempio. Questa è una matita nuova di Kiko, una matita nuova anche se comprata 100 anni fa, ma è nuova, è la numero 808 in azzurrino, che ovviamente io non utilizzo, quindi questa mi sa che la metterò in vendita su Vinted. È una matita di Kiko, anche questa mi sa che è un Cajal marrone. Questa non sapevo neanche di averla, pensate un po' voi. Questa qui la terrò anche perché dovrebbe essere anche morbida. Infatti, super morbida, questa qui la tengo. Credo che questo brand non esista più, è Crazy, marca Crazy, anche questa matita è bicentenaria, nuova perché non l'ho mai usata, però molto dura, molto rigida. Vabbè, posso anche tenerla questa. Andiamo avanti, questa è diventata bianca, nel frattempo è una matita nera, sì che sotto c'è il colore, ma anche questa qua è una matita di Deborah vecchissima, quindi comunque questa qua la butterò via perché ho paura poi a metterle su. Poi matitina Essence, questa qui è nuova, è una matita nera della collezione U-Rock. Sono anche mangiata una pellicina, non fateci caso. Ok, questa qui la tengo. Ok, allora queste sono le matite che purtroppo devo cacciar via perché sono aperte, tra l'altro provandole hanno cambiato completamente odore, non mi piacciono proprio, quindi assolutamente da buttare tutte queste matite. Quelle che ho tenuto comunque sono qua dove farò la punta, e comunque sono dei colori che continuano a piacermi, mentre queste comunque no, sono assolutamente da buttare via. Secondo cassetto, mascara che è la parte che preferisco ovviamente. Tiriamoli giù e vediamo che cosa abbiamo. Allora, questo è sicuramente un mascara nuovo, questo qui è di Dolomia e me l'ha regalato il rappresentante quando abbiamo fatto gli ordini in farmacia, quindi mi ha mandato questo qua in colorazione blu, me lo tengo perché è nuovo, quindi è fresco, è di adesso.
Poi qui ho due mascara di Sephora, questi qui sono i size up e sono tra i miei mascara preferiti e sono chiusi ancora, sigillati, quindi comunque questi qua sicuramente li tengo. Questi qua sono i mascara che butto via, ok, perché sono aperto, comunque non scrivono più. Questi sono gli altri che tengo, ovviamente non ci stavano tutti in un, forse adesso che ho fatto un po' di pulizia, sicuramente tutti in uno ci stanno, tutti in uno potrebbero anche starci, non vorrei che non si chiudesse bene il cassetto. Ok, direi che ce l'abbiamo fatta a far stare tutto nello stesso cassetto. Ecco qua, poi non si aprono mai. Ok, li lasciamo tutti in un cassetto solo, così questo lo possiamo riutilizzare magari per altro. Allora ragazze, mi sono preparata intanto, adesso poi magari vi faccio vedere anche il mio outfit prima di andare al lavoro, mi sono anche truccata un pochettino, ma ci tenevo a farvi vedere due scarpe che mi sono arrivate. Mi metto qui perché si vede molto meglio e vi volevo far vedere appunto queste due paia di scarpe che mi sono arrivate dall'azienda Zeal. Io vi lascio qui sotto in info box comunque il link ed eventualmente il codice sconto, quindi andate ad aprire l'info box perché vi lascio sempre tutto quanto lì. Mi hanno contattato appunto per chiedermi se mi andava di provare delle loro scarpe per vederne la qualità eccetera, e io ne ho scelte due che non vedo l'ora di farvi vedere. Allora, la prima che vi mostro, eccola qui con la scatoletta un po' più piccola, ho preso un 37 come misura e ho preso una modello simil Valentino, se possiamo dire così, ed è una scarpina, sono tutte e due con il tacco, ma questo è abbastanza basso, vedete? Molto basso. L'ho provata questa scarpa, è molto comoda, devo dire la verità che sulla parte sinistra è leggermente stretta perché purtroppo appunto ho ancora problemi di gonfiore al piede, e l'ho pensata appunto per il battesimo. Ho un battesimo appunto a giugno e sinceramente potrei pensarla sotto a un completo, non so se quello lilla oppure quello blu, vediamo un attimo. Ha tutta questa parte in saffiano dorato e le parti praticamente le rifiniture con queste cinghine che stanno sulla caviglia, vedete? Praticamente sta così sul piede,
Ok, sono color nude con queste borchiette dorate. È veramente fatta molto molto bene, il numero è giusto e la parte dietro ovviamente è aperta. Qui ovviamente bisogna accorciare e stringere come volete, stringere ad allargare la scarpa. E la prima, appunto, il primo modellino è questo qua. È davvero molto molto carino, molto fine, abbastanza basso, adatto per la primavera e per l'estate, anche per un evento importante, insomma. E la seconda scarpa, appunto, che mi hanno inviato, che è qua, è un tronchetto, anche questo con il tacco non tantissimo alto. Sono molto belle queste scarpe, ma soprattutto sono super particolari, come i prodotti che hanno sul loro sito sono molto particolari. Ho scelto questo tronchetto qui, anche questo con il tacco non tanto alto, ma la particolarità, vabbè, qui ha la cerniera, ma la particolarità sta nel tacco, perché vedete scende giù praticamente quasi a spillo, e poi la particolarità sta appunto nella parte finale che si allarga. È veramente bellissima e super comoda, l'ho provata ed è veramente bellissima. Ha una pelle molto morbida, devo dirvi la verità, non è rigida per nulla, molto carina. La cerniera anche di questa ho preso un 37 ed è veramente carinissima. Adesso vi faccio vedere anche l'altra, perché veramente meritano tantissimo. Eccola qua, non vedo l'ora di utilizzarle. Il problema, appunto, che sto cercando di mettere meno tacchi possibili per il mio problema al piede, ma devo dirvi la verità che queste mi stanno facendo talmente tanto impazzire che vorrei già indossarle oggi, ma cerco di aspettare un attimo perché ho il piede veramente ancora abbastanza gonfio in questi giorni. E sono davvero contentissima di averle ricevute, perché sono veramente uno spettacolo, uno spettacolo, mi piacciono un sacco. Io ovviamente ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato la possibilità di provare le loro scarpe. Se vi fa piacere, appunto, giù in info box vi lascio tutte quante le informazioni, così date un'occhiata al sito, perché veramente hanno delle scarpe super 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 belle e veramente particolari, soprattutto per chi ama i tacchi. Quindi io giù in info box vi lascio tutte quante le informazioni e andate a dare un'occhiata. Allora, mi faccio vedere. Oggi ho fatto un trucco molto molto veloce, molto rapido, con dei colori un po' più sul marroncino. Ho indossato il maglioncino, questo qua di Shein, che non vedevo l'ora di mettere di nuovo, sinceramente, anche per andare a lavoro, anche perché oggi non è che sia una giornata tanto tanto bella. Vi faccio vedere il mio outfit completo. Allora, pantalone corto, sempre Shein, con la caviglia scoperta, e ho voluto mettere un paio di mocassini oggi, proprio perché la giornata non è bellissima, ho deciso appunto di mettere dei mocassini. Ora non so se vedrete qualcosa. Eccolo qua, un mocassino semplicissimo, e questo appunto è il mio outfit finito. Ora cappotto, borsa e scappo al lavoro, perché comunque devo entrare tra pochissimo, quindi devo assolutamente volare. Spero, ragazze, che questo vlog vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un pochino compagnia. Fatemi sapere ovviamente se le scarpe che vi ho mostrato vi sono piaciute, non vedo l'ora di indossarle. Noi ci vediamo prossimamente, ragazze, con nuovi video. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!